io vorrei chiedere preventivamente se siamo d'accordo a produrre le sentenze di condanna del signor Lipari, tale che ove già il pubblico ministero ha chiesto il pubblico ministero. Perché lì c'è tutta la storia. L'ho anticipato, tutte. Il pubblico ministero ancora non le abbiamo, quando saranno, tra l'altro sono sentenze irrevocabili. Quindi questo è stato anticipato prima ancora di porre la prima domanda. Ecco. No, questo dico perché, signor Lipari, io difendo il signor Riina, buongiorno, e il signor Bagarella. Allora, vorrei fare delle domande proprio lineari. Allora, su queste vicende giudiziarie sue, signor Lipari, sì, ricorda se ha influito anche hanno influito anche alcune intercettazioni al carcere di lei che parlava con i familiari dopo che faceva gli interrogatori? No, non mi ricordo quello. Non si ricorda che ricordo. Era intercettato? No. Ecco, noi piuttosto che insistere facciamo riserva di produzione di atti giudiziari sul punto, no? No, ho già fatto richiesta il pubblico ministero perché nella sentenza c'è il riferimento. Una volta tanto c'è accordo. No, c'è accordo, c'è una, il pubblico ministero gioca a carte scoperte fin dall'inizio, quindi... Tra l'altro, ripeto, sono sentenze irrevocabili. Dico, per la Corte d'Assise... Tranquillamente nella previsione del 228 bis, andiamo avanti. Dico, ma per la Corte d'Assise... Così la Corte potrà valutare tutto, appunto, veramente tutto. È bene stabilire questo punto che è già uscito, quindi lei non è stato ritenuto meritevole di programma di protezione. Ha da dire alla Corte qualche spiegazione, lei che era il diretto interessato, perché non ha ricevuto il programma di protezione? Allora il pubblico ministero suppone se si chiede un giudizio, però così non va bene. È quindi una valutazione, se è stato chiesto a lì, detto a lì per il motivo, non mi ministero. La domanda non presuppone un giudizio, ma l'eventuale conoscenza scienza privata della parte che di elementi di fatto che possano aver dato luogo a questo. Lei ha conoscenza, evidentemente. Perché non deve entrare nella mente dei pubblici ministeri, anche per i giudici popolari, questo collaboratore non è stato dichiarato attendibile. Avvocato, i giudizi non li può dare il test, ma in questo momento neppure lei. No, ma io veramente queste dichiarazioni non sono mai entrate nel vaglio di nessun giudice, se non pubblico popolare. E avvocato Ciampironi, le sentenze quando ce le darete le leggeremo attentamente. Limitiamoci per ora alle domande, evitiamo commenti. Signor Lipari, lei ha da riferire alla Corte, la mia era una domanda asciuttissima, chiedo di non essere interrotto. Elementi di conoscenza in base ai quali... Allora, perché lei non è stato ritenuto attendibile? Più che attendibile... Credibile. Perché? Credibile. Cioè perché praticamente durante questo periodo di interrogatori a Milano... Io ho fatto dei colloqui con i familiari e praticamente, viste le insistenze, perché volevano sapere un poco come andavano le cose, io ho riferito di che cosa si trattava, di che cosa stavamo parlando, diciamo, di che cosa stavamo verbalizzando con i procuratori. E tutto questo era scaturito, questo mi è stato contestato con un verbale che troverete sicuramente. E basta, mi hanno lavato. Io vedo Lipari, abbia pazienza. Con serenità, un attimo fa lei ha detto non mi ricordo le intercettazioni, ora l'ha ammesso questo fatto, perché? Per capire la psicologia del test è importante. No. Prima ha detto non mi ricordo, ora dice avevo capito le intercettazioni ancora prima per la verità, quindi probabilmente la domanda non è stata compresa perché l'aveva già detto prima di questa intercettazione. Sì, ma a me ha detto non mi ricordo, ora invece le spiega. A me soddisfacente la risposta, posso non ci interessa se per lei. E allora ci facciamo dottore le chiede, sono stato invitato a fare le domande. Pubblico ministero, per favore, perché io glielo dico una volta, io non sono l'avvocato Emilio. Nel senso che lui è più giovane di me. No. Non mi interrompa, dottore. Avvocato Gianfranco, me lo dirà il presidente. Non mi interrompa più. Non mi costringete a sospendere l'udienza ancora una volta. Vi prego di stare al vostro posto e fatemi regolare l'esame. Lipari, la domanda che le ha fatto l'avvocato Gianferoni è se lei era a conoscenza di intercettazioni fatte durante il periodo in cui l'era detenuto. Io pensavo ad altri processi, invece in questo premesso questo l'aveva detto prima, lei sa che è stato intercettato durante i colloqui che ha svolto nel periodo in cui rendeva quella dichiarazione. Avvocato Ciamperoni, andando avanti,
A un dato punto, premesso questo per inquadramento, lei parla a un certo punto di un incontro con Leo Luca Bagarella, arrestato Rina Salvatore. Si ricorda di aver incontrato Leo Luca Bagarella una volta arrestato Rina Salvatore? Scusi, Presidente, ieri non ne ha parlato. No, infatti io aspetto. No, ma c'è quindi... Pugliori Sero, la domanda è ammissibile, sta chiedendo, certo. Al di là di quello che... Allora, è la premessa. Lei però... ha incontrato Bagarella dopo l'arresto di Rina? Sì, mi pare di sì. Le pare di sì. Quando e come avvenne questo incontro? Mi pare che fu una richiesta fattami dal Gioè. Chi è Gioè? Di un signore che ora non c'è più. Non c'è più. Cioè che mi chiese questo appuntamento. E quando fu fatto questo appuntamento? Ma credo nel 93, questo febbraio, marzo. Dovesse dire una data, avanti Pasqua, dopo Pasqua. No, non mi ricordo esattamente, comunque il periodo è quello, diciamo. Ah, siamo... E lo stesso, lei ci ha detto che in quel periodo ha fatto un incontro con Provenzano, perché ieri aveva parlato soltanto di questo. No. E nello stesso periodo. Nello stesso periodo è stato, sì. Cioè, dopo. Avvocato Giamperoni, io so quello che ha dichiarato ieri, non posso sapere quello dei suoi verbali. Lei faccia le contestazioni, ma non mi tiri dentro in fatti che io non posso conoscere. Allora, c'è, è corretto, signor Lipari, dire prima un incontro con Provenzano. E dopo l'incontro con Bagarella, giusto? Mi pare di sì, avvocato. Foglio 9, perché io... Prego, contesti dire, pure. La signoria vostra... Se ci sono delle difformità, lo contesto. Io venivo a Palermo, la signoria vostra era giovanissima e faceva il gym. Quindi ormai i processi li conosciamo per quelli fatti, però i fogli vanno... Quindi immagino che anche lei sarà stato giovanissimo. Io molto più giovane. Foglio 9 di quale interrogatorio, mi scusi? Allora... è il verbale del 20 novembre 2002, allorquando nel procedimento, fatico a trovare, non è numerato il procedimento, gli operatori, cioè i magistrati interroganti sono il dottor Pietro Grasso, il dottor Guido Loforte e il dottore Michele Prestipino Giarritta. Quindi è sempre l'ultimo processo. Si può dire la data che mi è sfuggita? 20. Novembre 2002. Ah, 20 novembre 2002, è quello di cui abbiamo già più volte ieri, parlato. Più volte. A foglio 9, no? A foglio 9 possiamo partire addirittura dal foglio 8, dove lei parla di un certo Pastoia, poi Provenzano, domanda il procuratore Grasso, scusi un attimo, la scarcerazione sua, Lipari, può dire la data se la ricorda? Credo, se non vado errato, il 27 novembre del 92. Sono stato scarcerato e sono andato a Palermo. No, 27 settembre del 92. 27 settembre del 92. Sono stato scarcerato e sono andato a Palermo. Quindi ripresi i contatti con Provenzano. Lei ha detto tramite Gioè. Ed è stato proprio Gioè che ai primissimi del 93, credo già fosse intervenuto all'arresto di Rina, venne prefissando un appuntamento, il Gioè Antonino, mi prefissò un appuntamento allo studio del dottore Tani San Giorgio, o San Giorgi meglio, ecco, questo in aiuto alla memoria, già c'è stata... Sì, di questo ne ha già parlato già ieri. L'ho aiutato ieri. Quando lei colloca l'incontro con Bagarella? Fino ad ora però lei non ha letto nulla. Quindi la contestazione nulla. Non era pertinente. Non ha letto nulla di Bagarella. Questo è l'inizio. Legga la parte che riguarda Bagarella, perché fino ad ora... Quello che le ha letto è stato oggetto ieri di dichiarazioni da parte del Lipari. Il fatto è questo, il problema è trovarlo. Allora, ce l'ho fotografato, perché dice il Lipari, che si ricorda che Provenzano disse aspetta di un incontro con Bagarella. Si ricorda questo? No, o la legge pure così... Guardi, allora, l'aiuto io. La domanda non è per contestazione. Pagina 70. Allora, fermatevi un attimo, quindi non è una contestazione. Allora. Però noi possiamo chiedere al Lipari se ricorda che il Provenzano, quando lei incontrò Provenzano dopo l'arresto di Riina, quindi nei primi del 93, eccetera,
avete parlato anche di un ulteriore incontro con Bagarella, che poi lei ci dice che è stato effettivamente... Dispongo del testo. Allora, se l'ha trovato... Sì, ci mancherebbe. Allora, il testo non è più il verbale che citavo prima del 20 novembre, bensì quello del 28 novembre nel procedimento 11.435 del 2002. Il foglio è il 16 e seguenti. D'accordo? Domanda, Grasso, cioè avevano la Sicilia la divisa in due, giusto? Per queste cose sì, era divisa in due. Io mi tenevo il compartimento stagno, quando parlavo con uno parlavo di, e quando parlavo proprio, ma con l'arresto di Rina, nel momento in cui questo mi dice tutto passa da qui, però prima Bagarella presente per i conti della famiglia o personali? No, personale, ecco, questo è l'inizio, poi si può andare avanti. Mi scusi, la pagina e non abbiamo... 16 e 17, ma poi va ancora avanti. Del 28 novembre non me non risulta pagina 16 e 17. Io ce l'ho così. Il nome di Bagarella non lo vedo, pagina 16 e 17. Non cercare. Se tu potresti... 28 novembre 2002, avvocato. Sì. E questa è la copia che ho depositato. Sì, ma la parola Bagarella non c'è. Allora, tutto passa da qui, però prima Bagarella presente, pagina 17, pagina 17. Ora c'è 17, no? Va bene. Noi cerchiamo la verità, abbiamo capito. Ho capito, se lei mi dice pagina 16 io non la trovo la verità. Ho la testa dura, per cui cerchiamo questo incontro con Bagarella, se ci fu e quando ci fu. Andiamo al concreto. Lei cosa ricorda oggi, Lipari, di questo incontro con Bagarella? Se me lo ricordo. Località, tempi, tutto. Di un appuntamento per un incontro con Bagarella. Ecco la frase. Partiamo da qui. Sì, quindi Provenzano le anticipa questo possibile incontro con Bagarella. Se c'è stato, poi ci può dare dei dettagli di cosa avete parlato? Cosa non lo ricordo. Non lo ricordo. Se c'è stato, come si chiama? Se come quando faccio riferimento ai due comportamenti stagni, diciamo, io avevo un rapporto con Provenzano e un rapporto con Rina, ma ognuno per le sue cose. Intanto. Quindi questo era il punto. Quindi arrestato Rina. Il momento in cui viene arrestato il Rina, tutto deve passare da altre mani. E io le sto chiedendo, già ha dato una risposta. Per cui... Questa è per la risposta. Ma Gioè, quando è venuto a dirgli, vedi che Bagarella ti vuole incontrare? Ma sempre in questo periodo, siamo sempre nel 93, nella primavera. Nella primavera. Febbraio, marzo, aprile. Febbraio, marzo, aprile. Mi pare, è giusto o no? Lo vedremo se è giusto. Lei risponda per quello che ricordi. Non è giusto, perché io penso, lo dico subito, e Gioè era arrestato da tempo, capito, Lipari? Allora era brusca, non so, qualcuno è venuto, ripeto, e io mi sono lamentato. Mi allora, avvocato Gianperoni, lei sa benissimo che in questo momento deve fare soltanto delle domande, non introduca delle valutazioni. C'è un'altra questione, andando avanti. Ricorda se a un certo momento compare un certo La Barbera Gioacchino in questa vicenda? Non me lo ricordo io questo. Come mai? Siamo a foglio 20. PM Dottor Grasso, lei voleva un segnale da Provenzano che, ovviamente c'è tutto il ragionamento prima, Lipari, sì, ma ci fu un motivo, dottore, adesso le spiego. Il motivo qual è stato? Che il Gioè non venne da solo, venne all'appuntamento con un certo La Barbera, credo Gioacchino, non il papà del povero ragazzo, un La Barbera che ora credo sia collaboratore di giustizia. Giusto, ricordo il nome, La Barbera Gioacchino, anche lì fa l'intercalare interrogativo, La Barbera Gioacchino, e lo chiede a Grasso. Se la ricorda questa cosa? Quindi ricorda che Gioè venne a contattarla? Sì, infatti io mi lamentai pure perché per questo tipo di appuntamento non volevo terze persone, eccetera, ma volevo che gli appuntamenti mi arrivassero direttamente dal canale di Provenzano. Ma se veniva per conto di Bagarella? Lo stesso. Non ha detto prima compartimenti stagni? Lo stesso, quindi non... Ma prima ha detto lei, Rina una cosa, Bagarella, sì. Provenzano un'altra. E allora perché Provenzano gli doveva fissare l'appuntamento con Bagarella? Mi scusi. No, non credo che sia.
Non lo capisco, lei dove vuole arrivare. Io voglio arrivare, e prima lei ha detto c'era muro alto, compartimenti stagni. Lei ha detto Provenzano una cosa e Rina un'altra. Per me il discorso che io avevo con Rina era un compartimento stagno, io non è che riferivo a Provenzano, così lo stesso, le cose di Provenzano non le riferivo al Rina. Questo la Barbera era uomo d'onore, le fu presentato? No, quale presentato? A me non mi presentavano, io non ero uomo d'onore, quindi non mi potevano presentare... Però lei mi dice, mi contestava poc'anzi che questo già era arrestato. Dico, questo appuntamento dal dottore San Giorgio, che me l'ha fatto? Io ricordo di avermelo fatto questo. Vabbè, noi sappiamo la data in cui vedremo, San Giorgio è, quindi vedremo, è un elemento che abbiamo già nel processo, ognuno quindi, potrà fare le sue valutazioni. Non è in questo momento. No, il fatto è che invece lei in questo interrogatorio, le contesto fin d'ora... Si parla proprio della presentazione di La Barbera come uomo d'onore, cioè lei si permette di chiedere, ma chi sto è uomo d'onore come te, insomma, perché tu lo metti di lato? Parla lei, Poggio è. Infatti, e Grasso dice, il PM, c'era qualcosa di strano, Lipari, qualche cosa molto strana, perciò dissi, quando vuole, ma il canale, PM, lei come sapeva che quella Barbera era uomo d'onore? Lipari, ma chi me l'aviano ritto? Questo è uomo d'onore. Chi lo aveva detto? PM. Gioè me lo presentò. Dice, chi sto è? E qui scatta il PM, che ne sa quanto lei di mafia, forse di più, per averla giudicata in allora, e dice, per presentarlo vuol dire che lei era uomo d'onore. Lipari, no, non sono mai stato io uomo d'onore. E a quel punto si secca il PM e dice, e scusi, che presentazione fate? Che è la stessa domanda le faccio io oggi. Allora, ricorda che effettivamente, perché questo ha dichiarato, Gioele disse la Barbera è uomo d'onore. Gioele mi ha presentato questo signore all'appuntamento, giusto, ma l'ha presentato come se fa una presentazione normale, ti presento il tizio. Col nome. Va bene. E io poi mi lamentai, per dire io gli appuntamenti con li voglio fatti tutti per il tramite di Provenzano. Ed è in questa occasione che Gioele ha detto questo, quando le dice, no, io, è uomo d'onore. No, non l'ha detto, questo sono non l'ha detto, però lei l'ha dichiarato. L'ha dichiarato, forse l'ho capito, ma non... L'ha capito, ma non... Qui c'è scritto diverso. Cioè, sì, l'abbiamo letto, avvocato Gianferro, l'abbiamo ascoltato, non letto. Il foglio è... L'abbiamo ascoltato. Non è vero, perché se lei legge pagina 21 c'è proprio quello che ha detto. Non è vero, è un'affermazione impegnativa. Lei ha detto una mia parola, non è vera. No, avvocato Gianferoni, non ha letto la parte in cui dice le cose che ha detto tu. No, il senso non era questo, comunque, era riferito a un'altra dichiarazione. Allora, del non è processualmente esatto. Pubblico ministero. Poi leggerò quello che, per cui... No, non sono mai stato io uomo d'onore, il PM. E scusi, che presentazione fate? Benissimo. A quel punto... Abbiamo ascoltato la risposta. Non solo, ma interviene anche l'altro PM, il dottore Prestipino Giarritta. Leggiamo. Quindi ora siamo a foglio 21. Lipari, la presentazione, dottore, la presentazione qual è? Dico, non Grasso, stiamo attenti, era talmente riservato che... Lipari, no, che riservato, questi organigrammi sono fantasia della letteratura, questi organigramma alla greca, sono fantasia della letteratura. Grasso, come fa a presentarle un uomo d'onore se lei non lo è? La domanda è chiara. Ecco, a questa domanda... ha letto la domanda, correttezza vuole che legga la risposta. Che la risposta venga interrotta in questa maniera! La domanda si legge la risposta. Faccio come te. Io non devo essere interrotto! Avvocato Gianferoni, faccia fare il mio lavoro pure. Si secca. Lo dicevo, io non sono Basilio Emilio, Avvocato, ma che c'è? Perché la difesa è paritaria! Noi siamo qui a portare avanti i diritti dei nostri assistiti, belli o brutti! Avvocato Gianferoni. Anche l'avvocato Emilio lo fa. Esatto. Anche l'avvocato Emilio. Belli o brutti, Emilio si dovrebbe far sentire una volta come fa Gianferoni e basta. Questo gli ho consigliato io. Fatti sentire una volta e basta. L'udienza è sospesa. La porta. Allora, riprendiamo l'udienza, o almeno proviamo, speriamo di poter riprendere e lavorare con la serenità dovuta. E però questa volta mi rivolgo innanzitutto al Pubblico Ministero, questo sistema delle interruzioni così durante la domanda non è accettabile.
la domanda la si faccia completare, poi si chiede di poter intervenire e si potranno fare tutte le osservazioni. D'altra parte il pubblico ministero poi, al termine del controesame dei difensori, potrà integrare come ritiene il suo esame. Ma il sistema vale in genere dell'interruzione delle domande non è tollerabile. E allora, riprendiamo l'esame. Avvocato Ciamperoni, prego. Grazie, signor Presidente. E dunque, signor Lipari, dicevamo di questo incontro con Bagarella che doveva essere organizzato da Gioè, che viene con la Barbera. Ci siamo? Sì. Oh, eravamo alla presentazione di questo La Barbera. Vuole spiegare alla Corte dunque se le fu presentato o no ritualmente come uomo d'onore? Ma ho risposto già a questa domanda. No, è stata una presentazione. Presente il signor La Barbera, punto e basta. No? Però, allora, nel testo dell'interrogatorio... Sì, non rifaccia però la contestazione perché l'ha letto. No, ma va avanti, è interessante. Ah, se c'è un altro pezzo, con questo direi, ecco, è dirimente. Prego. Interrogatorio reso a Lipari Giuseppe il 28 novembre 2002. Eravamo, e lì ci interrompemmo, a pagina 21, PM, stiamo attenti, era talmente riservato che Lipari, no, che riservato, questi organigramma sono fantasia della letteratura, eravamo qui. Come fa, chiede il PM, a presentarle un uomo d'onore se lei non lo è? Risposta di Lipari, quando me lo ha, puntolini, siamo nel 93, dottore, quando me lo ha presentato il Gioè, parlo di presentazione, mi disse che era amico di Bagarella pure, quindi, ed io capisco tutto, non è che ci ho bisogno di... Vero è che ho fatto determinati studi, ma a certe cose uno ci arriva. Vabbè, allora qui non c'è nessun contrasto evidentemente con quanto ha detto ora, quindi non mi sembra possiamo andare avanti. Presentato, poi dopo dice che la Barbera fu messo di lato, si ricorda? Quindi ha assistito poi la Barbera al colloquio tra lei e Gioè in cui avete concordato questo appuntamento? Questa no, è la tua... no, me lo ricordo. Non lo ricordo. Prego, Avvocato Ciamperoni. No, perché su questo punto così risponde. Perché lo mise di lato a questo la Barbera? Lipari sta parlando. Sì, prego. PM. Quindi questo la insospettì, questo fatto, Lipari. Certo, era un fatto eclatante per me, scusi, per darmi solo un appuntamento tu, ma mi aggiunse, dice, gli ho detto a questo la Barbera che sono venuto ad incontrare lei, se ci fosse stata una possibilità di mettere una pompa di benzina sull'autostrada per Mazzara, lui era gestore, non so se in nome proprio o in nome quella di Altofonte, ecco, contestualizza questa vicenda ora? Sì, io non le credo. Parlarono in quell'occasione? Sì, in questa occasione sì, si parlò di questa pompa di benzina. Sempre nella situazione per la quale doveva essere fatto questo appuntamento. Ma l'appuntamento con Bagarella, andando poi a dunque, ci fu o non ci fu? Non mi ricordo. Che prima ha detto sì, io... Mi pare di sì. Ecco, lealmente io devo dire, sono in controesame, ho lasciato dire, ma... Poi in realtà lei nega questi incontri, sì, foglio 23. Sì, forse non si fece più. Ah, ora, ecco, allora forse comunque, non si guardi, io non voglio giustificare, io ho sempre detto la verità, se ho omesso qualche cosa durante quei verbali, eccetera, forse perché ero confuso per tutta la famiglia che avevo in carcere, eccetera, quindi ero terrorizzato da quello che mi era successo, ma qua io sto dicendo la verità, sto dicendo... Sì, allora diciamo la verità. Allora, ecco, diciamo la verità agli interrogatori che ho fatto col pubblico ministero. Domanda. Sì, è qua, sì. Ho sempre detto la verità. Domanda del PM, pagina 23. L'incontro con Bagarella non si fece? No, perché venne arrestato. Nel maggio del 93 venne arrestato. Non ci fu possibilità di vederci, di incontrarci. Vero, vero. Lo ricorda adesso? Sì, lo ricordo perfettamente. Sì. E allora, alla fine di questo excursus, le chiedo. Per quanto è a sua conoscenza, Bagarella Leo Luca, ne sa parlare di questa trattativa o no? Ma vuole una mia sensazione? No, io vorrei fatti. No, fatti. No. No, diciamolo chiaro alla Corte perché è una cosa importante, no? Ma sembra una mia sensazione, io non so nulla di questo.
Quindi non sa nulla di questa cosa, e la sensazione dice no. La sensazione dico no, non riesce in giro. Vabbè, la sensazione a noi non interessa, a noi interessano i fatti. Non sa nulla, vabbè, quindi la posizione Bagarella l'abbiamo trattata. Quanto al signor Riina, non voglio impegnare la Corte in tanti lunghi discorsi, ma in quegli anni lei vedeva Riina? Sì. Siamo 92-93. 92? No, 92-93 no. No. L'ha già detto per la verità. Ho capito. Eravamo arrestati, no? 92-93. No, 92 forse sì. Durante l'anno 92. Ma forse. Con lei, signor Lipari, con lei, il signor Riina ha mai parlato di fare trattative? Ma quando mai? Ma quando mai? Quindi, a un dato punto, io qui nel mare magnum di queste verbalizzazioni, la difesa ha già tratto i pesci che voleva, a un dato punto lei racconta però un episodio, che Riina la prese per il collo e disse... Cioè, questo risale però agli anni 70, torniamo indietro. Esatto, vuole contestualizzare Riina Salvatore... Era personaggio che aveva amicizie in polizia, carabinieri, si prestava a questo? Ma non lo so, questo non lo so, né lo credo. Non lo so. Dato l'elemento che era, non credo che potesse avere il rapporto. A un dato punto c'è questo passaggio, foglio 25 del verbale, questa volta 20 novembre, la settimana prima. Per essere corretto voglio prendere dall'inizio. Fu prima che morisse Borsellino, dice lei, e l'abbiamo già sentito la contestualizzazione. A un certo punto lei così risponde. Lei, dice il PM, cioè lei ha detto lo Stato non tratta, però abbiamo un esempio di trattativa. Lipari non tratta. Abbiamo un esempio di trattativa, è stata una discussione che non ha assunto, non può essere, dice il PM, che non ha portato, dice Lipari, non può essere, dice Grasso, sminuiva nel suo... Certo, dice Lipari, ha sminuito, per dire, vedete, con Moro è successo questo, Moro, proprio il povero Aldo Moro, con De Donno e Mori che ci fu questo passo, il risultato qual è stato? Non si è visto. Ma non ho capito qual era la domanda. La domanda è la contestazione, avvocato Gianferroni. Non c'è contestazione. E allora ci deve leggere i fatti delle... Di far uscire da questo parlamento. Ma lei oggi deve fare delle domande. E se che ci razza sono di trattativa ha conosciuto se lei? Se ci sono dei contrasti, ha già riferito sugli elementi di conoscenza suoi. Se ha elementi da contestare o da integrare con le domande, bene, no, ma non si può a un leggere certo i punto, passi. No, e a un certo punto, su quest'adagio argomentativo, il PM dice c'è stato l'arresto di Riina, un risultato c'è stato, parliamo della trattativa, ci ha portato all'arresto di Riina. Sì, ma qual è la domanda la che domanda precede è, questa contestazione? Avvocato Gianferroni. La domanda è, se, per quanta sua conoscenza, il Riina è stato arrestato tramite questa trattativa? Io questo non lo so, ognuno di noi ha tirato fuori delle sensazioni. Ma io le sensazioni non ci interessano, quindi non ha elementi di conoscenza. Non ho elementi di conoscenza di questo fatto. Prego, avvocato. Presidente, prima che faccia la domanda, per non interrompere, posso chiedere la parola un attimo? Certo. Il pubblico ministero, anche in relazione al fatto che attraverso il meccanismo della lettura per le contestazioni, adesso anche sono stati letti alcuni passaggi per fare la domanda, e propone alle altre parti l'accordo acquisitivo relativo a tutti i verbali di interrogatorio che sono stati depositati, sia dal pubblico ministero, sia dai difensori negli ultimi giorni precedenti questo esame, fermo restando che ovviamente proseguirà
ritenuto necessario o è ritenuto opportuno il controesame dei difensori e l'eventuale riesame da parte del pubblico ministero. Ma indipendentemente noi, dalla prosecuzione, propone l'acquisizione di tutti sì, i dati. Visto abbiamo dato ampia lettura per un verso o per un altro. Va bene, è chiaro. Il concetto proponiamo è chiaro. L'accordo acquisitivo. Sentiamo gli altri difensori, parte civile. C'è il consenso? Dal consenso, gli altri difensori? No, non sa perché per ora no. Io ho terminato. Perché la difesa all'inizio del processo disse: produciamo tutti i verbali col 191 bis, fu detto no. Allora ora proprio che su Lipari si dica, allora questo no, per vabbè, ora no. Ci basta, non è necessario neppure motivare, avvocato Gianferoni. Tanto vero che Lipari rispondeva al dottore Grasso che disse c'è stato l'arresto di Riina, un risultato c'è stato. Ho capito, però la domanda... No, senta la risposta. Ah, se c'è difformità me la dico. Dice Lipari, allora la domanda preliminare è... Sì, non l'ha già fatta e ha risposto, e lui dice, mia sensazione. E Lipari dice, vabbè, non credo che fosse dovuto a questa trattativa l'arresto di Riina. Vabbè, è una sensazione che a noi non interessa. E allora, siccome di sensazioni noi non possiamo alimentare i processi, ci fermiamo qua, ringraziamo la Corte dell'attenzione e passiamo... Grazie a lei, avvocato Ciampironi. Allora, andiamo avanti con gli altri difensori. Chi, avvocato D'Agostino, ha domande da fare? No. L'avvocato Polo l'ha fatta, allora l'avvocato Milo o l'avvocato Romito? Se avete domande da fare. Presidente, solo per la prosecuzione dei lavori, noi comunque avremmo anche probabilmente delle domande in riesame. Quindi, sì, non c'è dubbio, siccome sappiamo anche di alcuni impegni, diciamo, di taluni dei difensori con viaggi che devono fare. Sì, però sono le 2:20, io direi quantomeno iniziarlo, perché c'è il rischio, se no, che poi non ci basti un'altra udienza. Un'altra udienza io ve l'ho già garantita. Io il volo alle 21, perché si fa avanti. E possiamo disporla, però, però vorrei andare avanti, perché altrimenti... sapendo la meticolosità con cui vengono svolti poi certi controesami, dubito che poi non voglio correre il rischio che non basti un'ulteriore udienza. Era soltanto un momento di cortesia, anche perché uno degli avvocati ieri aveva detto che alle 14 doveva abbandonare l'aula. Però ha già fatto il suo controesame. Signor Presidente, chiedo scusa da Sassari. Prego. Bagarella Leoluca Biagio rinuncia al prosieguo dell'udienza. Va bene, ne prendiamo atto e possiamo interrompere il collegamento. Grazie Presidente. Avvocato Miglio, allora inizia lei. Sì, buongiorno geometra Lipari. Buongiorno. Allora, in merito a questi contatti tra i carabinieri del ROS e Vito Ciancimino, lei ha dichiarato che ne ha appreso anche dai giornali, è corretto? Sì. Quello che ha raccontato fino ad ora, vale a dire l'episodio di Vito Ciancimino e l'episodio di Vito Ciancimino al Plaza e l'episodio di Cinà, quindi... Se ho ben capito, quanto ha finora raccontato l'ha preso da Ciancimino e da Cinà, l'ha preso da altri? No, da loro. Da loro. Non sono fatti che ha vissuto personalmente. Vissuto in che senso? Poco. Ah, no, aspetti, perché la domanda qui è un po'... Non mi è chiara la domanda. Se le uniche sue fonti di conoscenza sono Ciancimino e Cinà. Sì. Vabbè. Un minuto, no, perché la domanda prima è stata posta in termini diversi. Si è fatto riferimento all'episodio del suo incontro al Plaza di cui ha raccontato. Questo lei l'ha vissuto personalmente o l'ha preso da altri? No, ho preso personalmente. Siccome la domanda era stata fatta in termini non del tutto è corretto inequivoci, dire che... è bene allora precisarlo. È corretto dire che nella circostanza del Plaza quanto lei ha riferito ora glielo ha raccontato Ciancimino Vito? Sì. Ah, in questi termini, va bene. Nel senso sul contenuto, sul colloquio, sulle vicende Cinà e tutto sì, il resto, non evidentemente sì, sull'episodio del Plaza. Sì, senta, lei ha riferito poi che la richiesta di Vito Ciancimino di parlare con il primario avvenne dopo Falcone. In realtà il 17 luglio del 2009, pagina 7, e seguenti, il dottore Di Matteo chiede prima o dopo una o tutte e due le stragi o una delle due. Lei dice io non me li ricordo esattamente.
PM risponde: non si ricorda se fu prima o dopo. No, non mi ricordo, guarda, confermo quello che ai tempi disse. Non me... Sì. Senta, in merito a quanto appreso dal dottore Cinà, se ho ben capito, il Cinà le ha raccontato quanto a sua volta appreso da Vito Ciancimino? Cioè, appreso, nel senso, quello che gli disse Ciancimino mi raccontò. Esatto. Ma quello scusi, perché siccome ha reso più dichiarazioni, continuiamo con questo genere di domande che io non voglio ovviamente censurare perché quello non che è il momento. Ieri, praticamente. Però, e allora le devo dire, ma il fatto che Cinà era andato in Via Sciuti a mettere la busta, non aveva porcheggiato, eccetera, Cinà l'aveva saputo da Ciancimino o era un fatto che lui aveva vissuto? Ma Cinà l'aveva fatto questo. Oh, è chiaro, perché no? Perché se continuiamo con questo genere di domande, allora veramente... non riusciamo a capire nulla. Cinà personalmente portò, mi disse che portò questa busta. Poi le ha riferito anche quello che ha detto Ciancimino, esatto, a Cinà. Esatto. Avvocato Milo, procede. L'unica cosa che Cinà ha vissuto personalmente e che le ha riferito era questa consegna di questa busta? Sì. Ecco. Tutto il resto è cosa riferita da Ciancimino a Cinà e da Cinà a lei? No, il racconto me l'ha fatto il dottore Cinà quando ci siamo visti. Sì. Io già ho detto ieri. Sì, eccetto la vicenda della busta che Cinà consegna a Ciancimino. Sì. Tutto il resto del racconto che le fa Cinà lo deriva da quello che gli dice Vito Ciancimino? Certo. E allora mi costringe di nuovo a intervenire. Ci sono vari e allora le devo chiedere anche questo. Lei ha riferito, per esempio, ieri, signor Lipari, e capisco la domanda era equivoca e lei viene tratto in... Ma lei ha riferito ieri che... Cinà le raccontò di aver incontrato o preso contatto direttamente con Rina. Questa circostanza Cinà l'ha saputa da Ciancimino o era una cosa che aveva vissuto direttamente, avendo preso contatto con Rina? L'ha preso direttamente lui. Aveva preso. E allora, vado avanti, avvocato Milo. E vorrei evitare però con questo genere di domande, perché mi costringe poi... O ci prendo un po' tutti per... Vabbè, non voglio andare oltre. Vado avanti, avvocato Mini. Presidente, siamo stati ieri 10 ore, qua io 10 minuti. Sì, sì, ma questo genere di domande mi costringe a fare quelle... Perché o siamo tutti che non abbiamo capito nulla, o non siamo in grado di comprendere nulla, e se lei ha questo... Ma niente, andiamo avanti, va, faccia le sue domande, avvocato Mini. Cinà le disse se il papello... lei ha dichiarato che Cinà le ha detto che il papello era stato consegnato a De Donno. Nell'interrogatorio che lei rende al Cinà non mi ha detto che è stato consegnato a De Donno. Mi ha detto che Cinà ha consegnato questa cosa, la busta, a Ciancimino, no a De Donno. Poi... Quindi Ciancimino disse a Cinà che il papello era stato consegnato a De Donno. Mi scusi, avvocato, non si sono viste. Mi scusi, posso... Prego, pubblico ministero. Allora, non è un'interruzione o una contestazione alla domanda, però la domanda parte da una premessa che non corrisponde a quello che è stato detto ieri da Lipari. E l'abbiamo percepito tutti. Perché Lipari ha detto che Ciancimino, Vito, gli ha detto che aveva consegnato il papello a De Donno. L'abbiamo ascoltato tutti, la memoria. Lo so, però così... Fino a questo ci accompagna, avvocato Mino. Va bene. La premessa era sbagliata, Edoardo. Va bene, senz'altro. Allora, lei ha dichiarato che Ciancimino disse che il papello era stato consegnato a De Donno. In realtà, il 17 luglio del 2009... pagina 20, la domanda è: Ciancimino poi la consegnò questa busta, la fece avere? E lei risponde: dottore, non lo so, io non lo so, si parlava di contatti che aveva avuto a Roma, uno, due, tre contatti che avesse avuto con questi carabinieri, con Mori e De Donno, i nomi me li ricordo che erano questi, va bene, però se l'ha consegnato non puntini puntini. Sì, confermo questo. Sì. Conferma e precisi, perché lei aveva letto ieri, ci ha detto invece a un certo punto che invece Ciancimino l'aveva consegnato a De Donno. L'aveva consegnato, questo glielo disse Ciancimino. Quindi lei nel luglio era rimasto sul vago in questo ricordo. Prego, avvocato. Senta. Allora, Cinà le disse, questo credo l'abbia riferito ieri, se queste richieste non stavano né in cielo né in terra. Certo, me lo disse. Sì.
lui aveva una sua idea su questo programma. L'ha già riferito, no, quindi non c'è necessario ripetere. Lui pensava che tutto questo serviva per far arrestare Rina. E ci sarei arrivato dopo un attimo. Allora, questo, senta, sì. Ecco, allora lo diciamo. Senta, intanto lei quando ha preso per la prima volta dei contatti tra Vito Ciancimino e i carabinieri? Ma questo io... eccetera, capisce perfettamente che sono passati tanti anni, non è che è cosa dell'anno scorso. Sì, quindi non è in condizione di precisarlo ulteriormente, no, va bene. Senta, Cinà le disse se i carabinieri volessero trattare oppure volessero arrestare Riina? No. No. Allora, 17 luglio 2009, pagina 17... la domanda è: che c'era scritto in questo papello? Lei dice: chisto non lo so, limitare gli ergastoli, il 41 bis, il sequestro dei beni, questa è argomentazione, ma chiste sono cose. E il PM dice: glielo disse Cinà questo? E lei risponde: Cinà me lo disse, disse conteneva queste richieste, ma erano richieste che non stavano né in cielo né in terra. Va bene rifare i processi, insomma c'era tutta questa poesia, diciamo, che non stava né in piedi né in cielo. Questo mi ha detto il Cinà, e questo io già lo riferì nel 2000 rotti, credo quasi papale papale grosso modo. Mentre mi disse il Cinà, dice, per me non era una richiesta di Mori per trattare, perché dice, una trattativa in ogni caso, un dirigente anche se alto in grado, deve essere pur sempre autorizzato dal ministro, non so, ci deve essere un accordo nelle camere alte per dire, per poter fare una cosa del genere. Dice, io sono, ero convinto invece, e fu anche la convinzione di Riina, mi disse, dice che cercava di farlo arrestare. Non mi pare che abbia detto nulla di diverso se non col riferimento a Riina, che non aveva... Ha appena detto che Cinà non gli disse se i carabinieri volevano far arrestare Riina. Però, avvocato, no, calzando le domande, un momento prima aveva detto proprio quello che lei ha letto. E l'abbiamo ascoltato tutti, ma l'aveva già detto anche ieri, almeno in un paio di occasioni. Senta, lei ha riferito che nell'incontro all'Hotel Plaza con Vito Ciancimino, questi le raccontò della vicenda del papello, per intenderci. Sì. Ecco, in realtà il 17 luglio del 2009, lei dice, è in prosecuzione, dottore Di Matteo, a quella, alla contestazione che ho fatto prima, a partire, diciamo, dal sest'ultimo rigo. Questo fu, perciò lui mi disse che non l'aveva più visto a Ciancimino. Ecco, se io non l'ho più visto a Ciancimino, non seppi nulla di questo, non è che ho saputo io da parte loro, perché quando l'ho visto più a Ciancimino io? Dottore, io sono sempre stato in carcere, dal 92 ad arrivare a tutt'oggi. PM chiede, ma lei non ha fatto poi l'incontro all'Hotel Plaza con Vito Ciancimino? Risposta, sì, ma questo non c'entra né col papello e manco con le stragi. Beh, che c'è una confusione di date e cose. Io dal 93 in poi non vide più Ciancimino, ma nel 92 l'ho visto a Ciancimino. Quindi confusione, ma ripeto, non... Sì. Lei ha conoscenza che Vito Ciancimino nel 93, subito dopo essere stato arrestato, ha raccontato tali fatti ai dottori Caselli e al dottor Ingroia? No, non ne sono informato di questo. Senta, in merito ai referenti politici, le risulta che Provenzano nel 2000 ancora non aveva trovato il suo referente politico che cercava? Sì. Sì. Un'altra domanda. Lei ha elementi per affermare, elementi fattuali, per affermare che la collaborazione di Vito Ciancimino con la Procura di Palermo fu sottovalutata dalla Procura di Palermo? Non ho capito la domanda, scusi, la può ripetere? Che... Se ha elementi fattuali per affermare che la collaborazione di Vito Ciancimino fu sottovalutata dalla Procura di Palermo. E allora la domanda non è ammessa perché non è rilevante e pertinente. Vada avanti, avvocato.
Senta, lei vabbè, ha già riferito che il figlio di Ciancimino, non ha, se ho ben capito, non assisteva ai discorsi che voi avevate, lei, suo padre, Provenzano. Sì. Ok. Provenzano le disse mai che i contatti tra Vito Ciancimino e i carabinieri del ROS si erano interrotti grazie al fatto che Di Maggio si era messo a collaborare? Balduccio Di Maggio. No, guardi, questo argomento non mi è stato mai detto. E allora? Anche perché se avessi saputo io di collaborazione con i carabinieri, eccetera, in quel periodo mi sarei allontanato definitivamente. Allora, pagina... Se c'era Balduccio Di Maggio, ne avete parlato, perché la domanda è riferita... Se c'era questa commissione di alla cose. Collaborazione di Balduccio Di Maggio, non ricordo di averne parlato. No, no. Allora, prego, Avvocato Mini, contesti se ci sono. Allora, pagina 2 del verbale del 28-11-2002. Non so, si parla prima di Delfino, comunque non so, comunque questo maggiore colonnello che fosse in servizio credo in Piemonte, in quel paese dove lui era stato capo a Monreale o a San Giuseppe Iato, a San Giuseppe, e quindi lo conosceva perché gli aveva fatto delle perquisizioni in casa, conosceva, quindi iniziò una collaborazione, la collaborazione che portò all'arresto di Rina, perché il Di Maggio trattò la sua resa con le forze dell'ordine e li portò in via Bernini. È il Di Maggio che li porta in via Bernini, ma non li porta nella villa dove abitava Rina, perché non lo sapeva, ma perché tantissimi non lo sapevano, se no non poteva durare 10 anni, 8 anni, 7 anni, quello che è stato in quel posto. Ma perché li ha portati in via Bernini? Perché proprio il Rina aveva avuto, come dire, era scivolato sulla buccia di banana, cioè aveva fatto una riunione con lui nell'ufficio di Sansone o nel palazzo di Sansone, che è di fronte, è in via Bernini, di fronte al cancello della villa che abitava il Puntini Puntini. C'è il residence col portone, la strada, e poi di fronte c'è il palazzo con gli uffici, il palazzo grande, quindi lo incontrò là. Quindi lui sapeva di questo sito e li portò là. Quindi il pentimento di Di Maggio, secondo me e secondo anche Provenzano, portarono a una rottura di rapporti tra il Ciancimino e Mori, perché... diceva il Provenzano, e questo lo dico pure io, che qualora non ci fosse stato questo aspetto, le trattative non so a che fine poi, io la chiamo trattativa, ma poteva essere anche una rete tirata da Mori, è giusto? Dico sì. La trattativa non si sarebbe interrotta così bruscamente. E allora, liberi, il secondo me a noi non interessa, il secondo Provenzano invece ci interessa, nel senso di capire se lei ha parlato con Provenzano di questi argomenti. O se sono sue valutazioni, sue impressioni? Non... Impressione e valutazione. Non... Ma sue o di Provenzano? Mie, perché lei dice secondo mie. Me e secondo, secondo Provenzano. Secondo me e secondo anche Provenzano. Secondo Provenzano, Provenzano sulla perché base... in qualche discorso magari si è fatto. Che non ricorda lei meglio. Non ricordo bene, comunque. Quindi riesce a distinguere nell'ambito di queste tra valutazioni sue e valutazioni di Provenzano? Allora, prego, Avvocato Mini. Senta, lei ha... Scusate da Parma. Sì, prego. Scusate l'interruzione. L'imputato Rina Salvatore dichiara di rinunciare al proseguo dell'udienza. Se autorizza, va anche lo scollegamento. Certo, va bene. Diamo atto a verbale della rinuncia al proseguo dell'udienza, quindi possiamo interrompere il collegamento. Senta, ha elementi per dire se Provenzano fosse o meno incline a rapporti e trattative con le forze dell'ordine? No. No, nel senso che era un tipo non incline? No, 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 non lo so io questo. Non, non. Sì. Non lo ritenevo incline a questo. Quindi è una sua supposizione, diciamo. Certo. Va bene. Senta, nell'incontro dopo l'arresto di Rina, Provenzano le disse qualcosa sull'arresto di Rina? Le disse qualcosa su Di Maggio? Beh, mi disse che la causa era stato questo Di Maggio, insomma, che veniva da questo Di Maggio. Era... Che aveva indicato il posto, eccetera, eccetera. Qual era lo stato d'animo di Provenzano? Era contento, era dispiaciuto, no, era incavolato? Certo, era... sembrava dispiaciuto. In quell'occasione Provenzano apostrofò Di Maggio, disse delle parolacce, insomma, fece dei commenti poco... carini su Di Maggio? Certo. Ricorda meglio cosa disse? Sto sbirro di Maggio, eccetera.
Senta, le risulta che tra gli obiettivi delle stragi e degli omicidi da compiere vi era quello di uccidere il capitano ultimo, cioè l'ufficiale dei carabinieri del Rosso che aveva arrestato Rina? No, no. Perché lei... Dunque, nel 5-12-2002, pagina 167, dunque... Inizio a leggere da... ma la scelta del Grasso, ma la scelta di questi obiettivi, chi può averla fatta? Ma loro l'hanno fatta, perché guardi, l'obiettivo principale era il capitano ultimo, quello che arrestò Rina, proprio quello che è. E il dottore Grasso dice, e questo lo sappiamo che Cancemi lo ha detto, e lei risponde, vabbè, dico, io sto rivedendo. Grasso, le risulta perché era un obiettivo ultimo? E lei risponde, perché era stato quello che aveva preso Rina, si era attivato con la sua squadra, insomma, dottore, per queste cose. Ma sicuramente, non potendolo attivare, perché forse non l'hanno mai conosciuto, non l'hanno mai visto, oppure non sono riusciti a poterlo seguire, per sollecitare questa trattativa, si attivarono alle chiese all'esterno, in Alta Italia. Sì, ma era la mia sensazione, non è che erano... Allora, quindi qui non riferiva... siamo nel campo delle valutazioni. Sue valutazioni, non sono fonti di conoscenza. Non sono fonti di conoscenza. Questo. Prego, Avvocato Mille. Senta, lei ha detto di non avere elementi, se ho ben capito, volevo una conferma in tal senso, se vi sia stata una accelerazione nell'uccisione del dottor Borsellino in dipendenza di questa fantomatica trattativa. La domanda è stata fatta all'Avvocato Folli poco fa, devo dire, su questo. Sì. Guarda, ripeto, ero in carcere, poi quello che ho sentito dopo, così. Senta, era stato perché aveva iniziato una collaborazione un certo Mutolo, e quindi c'è un'accelerazione. Ma quello che ho sentito così, en passant, non senza... E tra i discorsi che ha sentito, sì. Ha sentito anche le possibili causali della morte del dottor Borsellino? No. Allora, pagina 156 del verbale del 5 dicembre. Grasso, quindi il discorso che si è fatto di accelerazione, di interessi particolari, di quello che poteva rappresentare Borsellino, e lei risponde, io nell'ultimo, non so se lei era presente, ma comunque nell'ultimo interrogatorio l'ho detto, se proprio vogliamo azzardare una forzatura rispetto a tutto quello che è successo, le causali, possiamo solo dire che c'è stata un'accelerazione perché era diventato ingombrante, perché doveva diventare pure Presidente della Repubblica, gli hanno dato pure voti in Parlamento per farlo diventare capo a Borsellino. Però io vorrei fermarla, perché se dice se vogliamo azzardare è un suo azzardo. Sempre valutazione. Valutazione, allora non ci interessa. Andiamo avanti. Sì, un attimo. Senta, passiamo alle ultime domande. Lei ha già detto che ha iniziato a rendere dichiarazioni alla Procura di Palermo nella persona del dottor Grasso e del dottor Prestipino nel 2002. Quindi dopo che nel 98 a Firenze Mori, De Donno e Brusca parlano della vicenda dei contatti Rosso-Ciancimino? Io ho parlato nel 2002, sì. E quindi la domanda non può essere questa, la domanda suppongo che seguirà sarà sulla conoscenza di quelle dichiarazioni. No. Prego, Avvocato Mini. Sì, senta... risponde al vero che lei propose di collaborare fin dal primo interrogatorio, che era quello del gennaio 2002 davanti al GIP? Non mi ricordo, ma credo di no. In quell'occasione, davanti al GIP dottor Scaduto, lei fornì le motivazioni per le quali voleva collaborare? No, non mi ricordo, ma ci sarà un verbale.